Ciao a tutti! Prima di cominciare la ricetta di oggi, vi ricordo che sul sito cookingmesoftly.it potrete trovare in vendita il mio secondo ebook dedicato alle crostate. Le ricette sono inedite. Ora, per quanto riguarda il dolce di oggi, vi presento il San Valentino 2023. Un dolce semplice, dai gusti semplici ma che si abbinano perfettamente, vale a dire cocco e lampona. Seguitemi fino alla fine per vedere come realizzarlo. Preparare il dolce di San Valentino per il 2023 è molto semplice, in quanto coleremo uno strato dopo l'altro e si comincerà con una mousse leggera al cocco e cioccolato bianco. Seguirà poi una namelaca e lamponi e infine un biscuit al cocco. Per preparare il dolce cominciamo con una mousse leggera al cioccolato bianco e cocco, che prevede, essendo appunto una mousse leggera, una ganache, che verrà poi alleggerita con la panna semimontata. È una ganache un po' particolare, in quanto fonderò il cioccolato bianco con il burro di cacao, che ho già inserito all'interno della ciotola, e aggiungeremo il cocco râpé. Cocco râpé che però deve essere frullato precedentemente in un cutter per avere una struttura e una granulometria più fine rispetto al cocco râpé tradizionale. Ora vi mostro com'è. Ora possiamo cominciare. Preparo allora la mousse leggera. Io ho fuso il cioccolato bianco con il burro di cacao. Burro di cacao che serve per dare struttura all'interno della mousse, oltre ovviamente alla gelatina. All'interno di una piccola casseruola verso la purea di cocco. Purea che scaldo fino a circa 75 gradi. Sapete che per non perdere neanche una ricetta dovrete iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella, appunto per non perdere neanche una ricetta. Mi raccomando, iscrivetevi al canale YouTube. Fuori dal fuoco aggiungo la gelatina idratata e fusa. E mescolo bene. Ora verserò il liquido all'interno del cioccolato fuso, realizzando una buona emulsione. Essendo una piccola quantità, possiamo in questo caso non rispettare la regola dei terzi e versare tutto il liquido in due volte. Quindi ora verso la seconda e ultima parte. Per perfezionare l'emulsione verserò la ganache all'interno di una piccola brocca ed emulsionerò con un frullatore ad immersione. Ora incorporo il cocco râpé ed emulsionerò nuovamente. Thank you.
Si fa un pochino di fatica perché è una piccolissima quantità, ma abbiate pazienza. Ora trasferisco il composto ottenuto all'interno di una ciotola che andrà poi quindi alleggerito con la panna semimontata. Ora monterò la panna e assemblerò le due masse. Panna morbida e lucida. Una parte di panna all'interno della ganache e la ganache alleggerita all'interno della panna rimanente, come facciamo sempre. La prima parte di panna all'interno della ganache serve per fare in modo che la ganache acquisisca la struttura più simile possibile alla panna morbida, per non avere difficoltà di incorporazione. E ora all'interno della panna. Amalgamo bene ruotando la ciotola. E ora all'interno dello stampo. Verserò 225 g di mousse all'interno di uno stampo da 18 cm di diametro. Non serve utilizzare una tasca, lo verserò direttamente dalla ciotola. Batto leggermente per livellare e poi ripongo lo stampo in frigorifero per un'ora, un'ora e mezza, fino a quando la mousse si sarà stabilizzata. Mentre la mousse leggera si stabilizza in frigorifero, prepariamo il biscuit morbido al cocco. Un biscuit meraviglioso in quanto contiene purea di cocco. Come polveri vengono utilizzate farina, polvere di mandorle, cocco rapé e sale, che io ho frullato in un cutter per fare in modo che il cocco rapé abbia una granulometria sottile, come per la mousse leggera. In una ciotola ho versato gli albumi a temperatura ambiente. Inizierò a schiumarli aggiungendo gli zuccheri. Zuccheri che nello specifico sono il semolato e il destrosio. Destrosio che, oltre ad avere un alto potere anticongelante e quindi serve per la morbidezza del biscuit, ha un potere dolcificante inferiore allo zucchero semolato, proprio perché abbiamo il cocco che è molto dolce. Se non doveste avere il destrosio, potrete sostituirlo pari peso con zucchero semolato. Ora che gli albumi iniziano a schiumare, aggiungerò gli zuccheri in 2 o 3 volte. Ecco la struttura che dobbiamo ottenere. Una meringa morbida e lucida.
Ora aggiungo delicatamente la purea di cocco. E amalgamo. E infine le polveri setacciate. Le aggiungo in un paio di volte per evitare la formazione di grumi. E amalgamo definitivamente. Questa è la struttura che otteniamo, morbida. Ora verserò il composto all'interno di una tasca e andrò a dressarlo all'interno di un anello da 20 cm di diametro. L'anello è appoggiato su un tappetino di silicone spruzzato con un velo distaccante. Potrete eventualmente utilizzare anche carta da forno. Ricordo che l'anello non è imburrato. Dresserò 150 g di biscuit all'interno dell'anello per infornarlo in un forno ventilato a 150 gradi per 15-16 minuti. Come vedete dalla bilancia, non sono 150 ma sono 180, quindi il peso può variare appunto dai 150 grammi ai 180, perché dipende da quanta aria avete incorporato all'interno degli albumi, ma come vedete la quantità è sufficiente per riempire l'anello. Liscio leggermente con una spatolina per poi infornare. Ho battuto per distribuire bene e ora in forno. 15-16 minuti, 150 gradi, ventilato. Ecco il biscuit cotto, profumatissimo. Quando si sarà completamente raffreddato, con un anello da 18 cm di diametro, ricaveremo un disco di biscuit. Ora si procede con la namelaca ai lamponi. La namelaca ai lamponi, che è composta dal cioccolato Inspiration Framboise della Varrona, che io ho già fuso. L'ho fuso a 35 gradi e non a 45, come si può fare di solito con un cioccolato, per fare in modo che poi si ottenga un composto non troppo caldo, poiché dovrà essere versato sopra alla mousse leggera. In una piccola casseruola ho già messo lo sciroppo di glucosio, aggiungo una piccola parte di zucchero semolato, in quanto io utilizzo polpa di lamponi, ossia un prodotto ottenuto in casa frullando e setacciando i lamponi freschi. Se doveste utilizzare la purea, che è quella ottenuta a livello industriale, potrete eventualmente mettere lo zucchero semolato. La quantità di zucchero semolato rappresenta per me il 10% della polpa. In una casseruola
Aggiungo quindi la polpa di lampone. E scaldo il composto fino a circa 70 gradi. Oltre a iscrivervi al nostro canale YouTube, se volete potete anche sostenerci, e questo potete farlo abbonandovi al canale. Ovviamente io aspetto sempre i vostri commenti, ma anche i vostri like. Fuori dal fuoco aggiungo la gelatina idratata e fusa. E mescolo bene per amalgamare. La melaka non è altro che una ganache alla quale si aggiunge lo sciroppo di glucosio e della panna fredda. Ora verserò il liquido caldo sul cioccolato, emulsionando bene con una marisa. Dal centro verso l'esterno, come sempre, e vedrete che il composto inizierà a legarsi e a cambiare struttura. Per perfezionare la struttura della ganache, la verserò all'interno di una brocca per emulsionarla con un frullatore ad immersione. Ora, sempre emulsionando, aggiungerò la panna fredda. E ora versiamo la melaka sopra alla mousse leggera, cocco e cioccolato bianco. Ho versato 285 g di melaka. Ora batterò leggermente per livellare e ripongo in frigorifero qualche minuto. Il fatto di aver fuso il cioccolato a 35 gradi e non a 45, il fatto che si aggiunge la panna fredda, mi consente alla fine di avere una melaka intorno ai 25 gradi. Ripongo in frigorifero qualche minuto, diversamente dalla mousse leggera che è stata in frigorifero almeno un'ora e mezza. Come avete visto, la struttura della melaka è abbastanza compatta. La ripongo appunto qualche minuto in frigo per farla stabilizzare un pochettino, per poi applicare il biscuit al cocco. Si deve un pochino stabilizzare e non raffreddare e indurire completamente, perché io voglio che il biscuit aderisca bene. Ho lasciato la melaka all'interno dello stampo in frigorifero per 10 minuti. Ora applicherò il biscuit al cocco, biscuit che io ho tagliato in misura, ossia 18 cm di diametro. Lo inserisco e premo delicatamente in modo che aderisca alla melaka. Mi raccomando, non esercitate troppa pressione, altrimenti la melaka rischia di salire dai bordi. Ma se dovesse succedere, non è niente di grave. Premendo leggermente si avrà anche la possibilità di livellare perfettamente
la namelaca. Ora ripongo lo stampo in frigorifero per almeno un paio d'ore, in modo che ora veramente la namelaca si stabilizzi, e poi riporrò tutto in congelatore per 24-36 ore. Ora che il dolce è completamente congelato, si può glassare e decorare. Io ho preparato una glassa a specchio al cioccolato bianco. Sul canale YouTube potrete trovare, se volete, altre glasse bianche da colorare, come ad esempio quella con la panna o quella con amido. A voi la scelta. E ora le decorazioni in cioccolato. Io ho preparato un giro torta e dei cuori rossi. È sottinteso che potrete decorare il dolce come preferite. Ed ecco il dolce per San Valentino 2023 terminato. Un dolce fresco, goloso, semplice da realizzare, che potrete comunque realizzare quando volete. Seguiteci sui social, Facebook, Instagram, iscrivetevi al nostro canale YouTube e attivate la campanella per non perdere neanche una ricetta. Inoltre, se vi abbonate al canale, avrete il modo di sostenerci. Se doveste realizzare qualche mio dolce, vi pregherei di taggare Cooking Me Softly Food Blog in modo che io possa vedere ciò che realizzate. Infine, ma non meno importante, sul sito cookingmesoftly.it potrete trovare il mio secondo ebook con 20 ricette inedite dedicato alle crostate. Grazie, ciao!